Noi scendiamo in piazza perché innanzitutto c'è un sottofinanziamento drammatico, ancora più ulteriormente incrementato rispetto al passato, il che significa non riuscire a garantire nemmeno le prestazioni che già a stento riuscivamo a garantire, non riuscire a garantire quelle stesse prestazioni che dovranno essere ulteriormente ridotte per il sottofinanziamento. Incrociano le braccia contro una manovra nazionale che vale come l'ennesimo schiaffo al servizio sanitario pubblico e ai suoi professionisti, perché rea di mortificare i principi della salvaguardia della sanità pubblica e del diritto alla tutela della salute, spiegano le argomentazioni delle sigle di Camici Bianchi, Veterinari, EMAC, Cismedici, FASID, FVM, sono unanimi con assemblee in Puglia e Basilicata, contestano il sottofinanziamento del sistema sanitario nazionale, il mancato sblocco delle assunzioni, il saccheggio delle pensioni, non eroi ma missionari, e se non dovessero avere risposte la mobilitazione proseguirà anche a gennaio. Questa legge di bilancio ha messo un tetto di spesa che non è conciliabile con una sanità pubblica necessaria, efficace. 7 italiani su 10 versano in una situazione di povertà sanitaria. Noi, per poter garantire la salute pubblica a tutti, universale e solidale, dobbiamo bloccare i servizi che garantiamo. Questa manovra sanitaria in realtà shifta tra il pubblico e il privato e permette, anzi invoglia molti colleghi a scegliere molti colleghi medici a portarsi nel privato. L'attacco alle pensioni dei medici, l'attacco al TFS, TFR dei medici, tutte queste cose, è giusto che su questi aspetti noi si pongano le nostre precisazioni e i nostri limiti.